di Onda Libera, siamo all'Emporio a Edifano, all'Emporio dell'Altra Economia, dove è in corso un momento conviviale. Cioè, l'Emporio ha offerto ai suoi clienti, ai produttori, un pranzo biologico, completamente biologico. E siamo qui insieme ora con Danilo Caporaletti, che è un nutrizionista che collabora con l'Emporio dell'Altra Economia. Allora, il biologico, cioè, dal punto di vista nutrizionale, che differenza c'è tra il biologico e i prodotti che comunemente troviamo sui mercati? Sì, praticamente diciamo che a livello di ultimi studi, a livello nutrizionale cambia poco sul discorso appunto dei nutrienti tra il biologico e il convenzionale, però quello che cambia molto è il fatto di avere prodotti che non sono trattati con pesticidi, che quindi non hanno ripercussioni a livello della salute. E è anche vero che però quando parliamo di biologico bisogna stare attenti, perché al giorno d'oggi molte grandi aziende tendono a pubblicizzarlo per puri motivi economici, invece il motivo vero del biologico è un motivo a rispetto della salute e dell'ambiente, e per questo quello che fa la cooperativa Gerico, l'Emporio AE, è quello di dare spazio a produttori locali che si possono conoscere direttamente, quindi essere sicuri che il loro prodotto è un prodotto di qualità, locale, che ha fatto pochi chilometri e appunto biologico, rispettoso dell'ambiente e della persona. E ci può parlare del menù di oggi? Menù praticamente approvato in pieno, ne abbiamo già parlato, perché a base di una zuppa di ceci con ceci prodotti proprio dalla cooperativa Gerico, quindi importante inserire i legumi nell'alimentazione quotidiana, cercando di sostituirli gradualmente all'eccessivo consumo di prodotti animali, in particolare della carne e dei formaggi. Quindi abbiamo avuto una pasta con broccoli, quindi broccoli molto ricchi di vitamina C, sostanze antitumorali, quindi al giorno d'oggi purtroppo i tumori stanno prendendo sempre più campo, quindi cercare di inserire alimenti che ne scongiurino insomma l'avvento. E poi per proseguire con una parmigiana di zucca, la zucca è un alimento ricchissimo di vitamina A, antiossidante, antitumorale, spesso poco consumato perché snobbata, invece hanno dato grande rilievo con questo piatto molto buono. Quindi abbiamo una connessione strettissima tra dieta e sviluppo delle malattie tumorali. Esattamente, gli ultimi studi proprio confermano questa che prima era un'ipotesi, adesso è diventata una certezza convalidata sia dall'Istituto dei Tumori di Milano e da altri enti importanti, in cui alcuni tumori come il colon, il pancreas, il seno hanno un'incidenza addirittura fino al 30% collegata all'alimentazione, carne rossa ad esempio è tumore al colon, ma anche altri, quindi è importantissimo essere consapevoli, essere informati su ciò che mangiamo e quindi poter decidere gli alimenti che possono prevenire importanti malattie come appunto i tumori. Oggi comunque andiamo tranquilli. Oggi assolutamente andiamo tranquilli, forse qualche bicchiere di vino di troppo, ma è un vino ottimo, okay. E che quindi ci consente anche un pochino di esagerare. Grazie mille. Grazie a lei.